Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 20 agosto verrà inaugurata la 61esima edizione della mostra della ceramica a Castellamonte, fiore all'occhiello della città. Ne parliamo con l'assessore Claudio Betaz, benvenuto. Ciao a tutti. 61esima edizione, un bel traguardo. Siamo arrivati anche alla 61esima edizione, dopo aver chiuso direi in maniera più che soddisfacente la 60esima, non ci fermiamo e rinnoviamo l'appuntamento annuale che per noi è il perno centrale delle manifestazioni culturali castellamontesi. Castellamonte vuol dire ceramica e noi come amministrazione puntiamo fortemente sul brand ceramica per rendere riconoscibile il nostro territorio all'interno del Canavese e all'interno di tutta la regione. Vale la pena infatti ricordare che ad oggi le città della ceramica, che sono raggruppate nell'ICC, l'Associazione Italiana di Antica Tradizione Ceramica, vedono in Castellamonte l'unico comune piemontese associato. Quindi ad oggi nella regione Piemonte chi parla di produzione ceramica parla di Castellamonte. Bello, questo è molto importante per la città. Assolutamente. Sono orgogliosa. 61esima edizione verrà inaugurata, abbiamo detto, sabato 20 agosto. Una modifica quest'anno perché non verrà inaugurata davanti a Palazzo Botton come era più o meno solito fare. È vero, abbiamo perso il Palazzo Nobile, la sede espositiva nobile delle passate edizioni perché grazie a un finanziamento ottenuto negli anni passati il palazzo è oggetto di restauro, ma dalla prossima edizione tornerà restaurato e quindi ancor più valevole di essere visitato. Abbiamo però recuperato gli spazi espositivi classici, ovvero il Centro Congressi Martinetti. Continua l'esposizione di scultura contemporanea nella Rotonda Antonelliana per il secondo anno consecutivo, dopo anni in cui questo evento non si era più verificato. Grazie all'Associazione Filarmonica, Scuola di Musica Romana, saranno esposte delle ceramiche anche nella sede della Casa della Musica in Piazza della Repubblica. A queste sedi si affiancano poi le numerose sedi private come il Cantiere delle Arti, il Centro Ceramico Fornace Pagliero in frazione Spineto, con una novità importante anche quest'anno, ovvero la casa di Miro Gianola, che è un po' il decano dei nostri ceramisti, ceramista che da più anni è in attività e che ha aperto la sua casa, un vero e proprio atelier nella frazione di Sant'Antonio. Quindi diversi punti espositivi e verrà inaugurata davanti al liceo artistico 25 Pietraccia. Assolutamente sì, perché quest'anno abbiamo già iniziato e proseguiamo le celebrazioni per il centenario dell'Istituto Faccio, ad oggi liceo artistico 25 Aprile Faccio. Teniamo molto a questa scuola perché crediamo che possa essere veicolo di formazione per nuove generazioni sia di ceramisti che di studenti legati al mondo dell'arte in generale. Sappiamo che a Castellamonte, ma in tutta Italia, il rinnovo generazionale dei ceramisti è sempre difficoltoso, non è forse il mestiere che è più gettonato tra i giovani in questo momento. Ma proprio andando a visitare il liceo, molti giovani scelgono quel percorso di studio perché è affascinante vedere cosa riusciranno a realizzare semplicemente con le loro mani e con la terra messa a loro a disposizione. Poi c'è sempre una bella sinergia, una bella collaborazione tra la scuola e quindi gli studenti e il comune per quanto riguarda la mostra della ceramica o varie iniziative legate comunque all'arte. Assolutamente sì, noi cerchiamo di collaborare, di valorizzare il lavoro che gli insegnanti e gli studenti fanno durante il corso dell'anno, anche con piccoli progetti di arredo urbano. A maggio abbiamo inaugurato un pannello a tema medievale realizzato dalle classi del liceo artistico, che collaborano sia col comune che con le altre associazioni del territorio. Infatti proprio nella Casa della Musica, per festeggiare anche il doppio anniversario, perché
la Filarmonica Castellamontese compie quest'anno 200 anni, è nata una collaborazione tra questi due enti, quindi liceo e filarmonica, e verranno esposte delle ceramiche realizzate dagli studenti a tema ovviamente musicale, che quindi allestiranno i locali della sala della musica e saranno visibili anche la sera tramite le vetrate illuminate. Bello. Quindi studenti, artisti locali e poi dal resto del mondo. Sì, il concorso internazionale Ceramics in Love è giunto quest'anno alla sua quarta edizione. Teniamo molto a questo concorso perché intanto porta il nome di Castellamonte in giro per il mondo e i ceramisti che partecipano, ma anche semplicemente coloro che non riescono mai quali arriva al bando di concorso, vedono il nome di Castellamonte e sanno che Castellamonte può essere un punto di riferimento per iniziative artistiche legate alla ceramica. Anche quest'anno la partecipazione è stata eccellente sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. Sono più di 30 le nazioni dalle quali provengono le opere, sono anche di diversi continenti, dal Giappone al Sud America alla Turchia, oltre ovviamente a numerosi ceramisti italiani, e i primi tre classificati che la giuria ha scelto verranno svelati nel momento dell'inaugurazione, quindi a partire dalle ore 17 di sabato 20. Perfetto, allora tutti in attesa, tutti pronti per conoscerli. Oltre all'esposizione della mostra della ceramica, che durerà fino al... Durerà fino all'11 settembre, gli orari di apertura saranno come quelli dell'anno scorso, quindi il sabato e la domenica a partire dalle 10 del mattino fino alle ore 21, il lunedì sarà il giorno di chiusura e dal martedì al venerdì le sedi espositive saranno aperte dalle ore 17 fino alle ore 21. Perfetto. Dicevo, oltre a questo anche numerosi eventi collaterali per comunque allietare tutti coloro che verranno a visitarla. Sì, l'idea è come sempre di attirare turisti per la mostra della ceramica e poi di farli rimanere sul territorio. Per questo l'amministrazione e le numerose associazioni locali hanno creato una serie di eventi collaterali di vario genere e natura. Si parte con il concerto di musica classica a cura dell'Orchestra Melos, che sarà nella cornice della Rotonda Antonelliana, quindi sabato 20 alle ore 21. Si prosegue il sabato successivo con la cena della ceramica a cura dell'amministrazione assieme al ristorante Tre Re, un'altra eccellenza enogastronomica castellamontese, a cui abbiamo aggiunto una serie di stand che ospiteranno i produttori delle tre terre canavesane. Come voi sapete sicuramente, Castellamonte collabora con San Giorgio Aglié in questo progetto di valorizzazione del territorio e all'interno di questo Festival della Reciprocità e quindi di mutuo scambio tra le eccellenze territoriali di queste comuni, si potrà o usufruire della cena della ceramica dei Tre Re oppure semplicemente passeggiare e acquistare i prodotti enogastronomici del territorio con produttori di vino, di miele e dei prodotti locali in generale dei tre comuni. La giornata successiva, quindi domenica 28, si terrà la caccia al tesoro. Anche qua è una nuova idea che assieme alle tre terre canavesane abbiamo pensato, un po' copiando dalle esperienze positive dei comuni delle Langhe e del Roero, in cui queste iniziative vengono svolte con un discreto successo, e quindi ci si potrà iscrivere e ci saranno una serie di giochi e di prove volte a far scoprire il territorio di Castellamonte e delle tre terre canavesane, e i partecipanti anche in questo caso potranno tornare a casa con una borsa piena di prodotti tipici sia di ceramica che di enogastronomia del territorio. I primi due fine settimana di settembre saranno ricchi di eventi in tutti e tre i giorni del fine settimana.
Si parte con una serata tra poesia e musica e quindi una collaborazione tra l'editore Pedrini, alcuni poeti e poetesse castellamontesi e canavesani e i ragazzi della Filarmonica di Castellamonte, in una serata che fa un po' da corollario a Ivrea Capitale del Libro e quindi tenta di attirare anche un pubblico letterario. Il 3 settembre festeggeremo ventennale di una delle più importanti associazioni culturali castellamontesi, che è Terra Mia, che celebrerà questo traguardo nella cornice del castello, mentre alla domenica 4 sarà una giornata di nuovo mangereccia con Mangiare per Vie, organizzata dall'assessorato al commercio assieme all'associazione commercianti, e quindi ogni attività commerciale, soprattutto gastronomica castellamontese, proporrà in piazza una particolarità a prezzi più che popolari. E nel pomeriggio, sempre al castello, si terrà una masterclass con il conduttore di Linea Verde, Peppone Calabrese, e il vice direttore di Rai 1, Angelo Mellone, rivolta soprattutto agli operatori turistici, ma anche agli amministratori del territorio, e quindi una masterclass rivolta appunto allo sviluppo territoriale e al bisogno di sinergia, che è un po' quello che noi cerchiamo di fare con le tre terre canavesane e con gli altri comuni del territorio. Gli eventi collaterali si concludono partendo venerdì 9 settembre con una serata di materiale storico di nuovo rivolta alla Faccio e alla sua storia. Abbiamo trovato diverso materiale sia fotografico che video inedito, che sarà una serata un po' rivolta al racconto di questo istituto che dopo 100 anni fa parte integrante della storia del nostro comune. Sabato 10 all'ex caricatore ferroviario ci sarà una serata più leggera di street up comedy con il comico Francesco Giorda, che intratterrà i partecipanti. Domenica 11 settembre al mattino si terrà la terza giornata del volontariato in concomitanza con Camminarte. Sarà quindi un'occasione per conoscere le varie associazioni che operano sul territorio castellamontese e unitamente fare una camminata o corsa non competitiva per le vie e le strade di Castellamonte. Come l'anno scorso ci sarà il punto colore che tanto piace ai giovani, che tornano colorati in piazza, e la manifestazione si concluderà con l'ormai consueta pasta asciutta in piazza tutti assieme. Peraltro quest'anno l'associazione Un Dono per Castellamonte, che ci aiuta a organizzare a Camminarte, anche una sorpresa, perché ci sarà per un fortunato partecipante una bici elettrica a estrazione, e questo indipendentemente dalla posizione del corridore o del camminatore durante la gara, quindi conviene iscriversi. Senza dubbio un bel premio. E la cerimonia di chiusura si terrà assieme a Circo Vertigo, che proporrà un'esibizione di circo contemporaneo all'interno della Rotonda Antonelliana. E a partire dalle 9 di sera. Ci tengo a sottolineare che tolta la cena della ceramica e la caccia al tesoro, tutti gli altri eventi sono totalmente gratuiti, e quindi speriamo in questo modo di far rimanere i turisti e i visitatori della mostra anche oltre l'orario di chiusura. Devo dire che sono davvero numerosi gli eventi collaterali che fanno da contorno alla mostra della ceramica e per tutti i gusti. Quindi dalla musica allo assolutamente sport. Sì, noi cerchiamo di fare una manifestazione che valorizzi l'arte a tutto tondo di Castellamonte e delle sue associazioni, avendo sempre come perno centrale la ceramica, perché è il nostro fiore all'occhiello e il nostro punto di forza. Cerchiamo anche di valorizzare le botteghe e i ceramisti che sono più lontani dal concentrico, infatti nelle 4 domeniche della mostra dal centro città partiranno 2 pulmini gratuiti, uno da 8 posti che andrà in frazione Sant'Anna con visita alla bottega artigianale Camerlo ed esibizione al Tornio e visita guidata ai castelletti di Castellamonte,
queste formazioni argillose scavate dall'acqua, dove si può vedere veramente la terra rossa tipica di Castellamonte, che ha reso celebre Castellamonte nel mondo della ceramica. Mentre l'altro pulmino porterà i visitatori alla fabbrica di stufe La Castellamonte di Roberto Perino, alla casa di Miro Gianola, che, come avevo già detto, è un vero e proprio atelier con decenni di storia e di arte al suo interno, e al centro ceramico Fornace Pagliero, che quest'anno, oltre alla sua collezione di stufe, ospita una mostra personale di Brenno Pesci e un'importante collaborazione con la Baia della Ceramica, che sono quattro città: Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e Celle Ligure, dalla quale arriva questa mostra Keramos, che ospita 8 artisti e più di 50 opere, e che quindi potrà essere ammirata nei locali della Fornace Pagliero, ma che poi diventerà itinerante in tutta Italia. Possiamo aggiungere ancora qualcosa su questa 61esima edizione, o semplicemente invitare tutti, cittadini e non turisti, a venirla a vedere? Assolutamente invitiamo tutta la popolazione canavesana, ma abbiamo cercato con la pubblicità di attirare il pubblico più vasto possibile, e come si diceva una volta agli scapoli canavesani: se non trovi la fidanzata, vieni a fartela a Castellamonte in ceramica, perché in ceramica a Castellamonte fanno veramente di tutto. Quindi venite a visitare la mostra. E su questa battuta vi invitiamo quindi a venire a visitare la mostra sabato 20 agosto alle 17 presso il liceo artistico, 25 aprile Felice Faccio a Castellamonte ci sarà l'inaugurazione, e continuate a seguirci.